Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo e quinto episodio su New Pokémon Snap su Nintendo Switch. Ragazzi, benvenuti nell'episodio dove andremo avanti nella nostra avventura per fotografare tutti i Pokémon, perché nello scorso episodio abbiamo sbloccato ben due nuove mappe e oggi andremo a vederle entrambe. Insomma, abbiamo sbloccato nello scorso episodio e esplorato tra l'altro la spiaggia, quindi oggi proveremo la spiaggia di notte e poi anche la zona vulcanica giorno e notte se riusciamo. Prima di iniziare però vi voglio fare una domanda del giorno, voglio chiedervi una cosa totalmente generica a livello di Pokémon: qual è il vostro tipo di Pokémon e Pokémon preferito? Per esempio, se vi piace tanto il tipo ghiaccio e magari il vostro Pokémon preferito però può essere Decidueye che è erba spettro, quindi fate un po' voi. Come al solito in descrizione trovate la playlist per seguire questo gioco, ovviamente, i link per acquistarlo, tutti i link per seguirmi, ovviamente i link anche per vedermi live tutti i giorni alle 17. Torniamo al campo base e andiamo ad esplorare ancora una volta le nuove mappe. Io penso onestamente che non ci siano più di 4 mappe. Forse ce n'è 5? Una ultima finale? O forse sono nuovi isolotti che andranno ad emergere? Direi che le spedizioni sulla spiaggia procedono con il vento in poppa. Sta a noi cavalcare l'onda ed estendere quindi il nostro raggio d'azione ed indagine all'oceano. Dopotutto la Neuno può anche spostarsi sull'acqua. Ebbene, imbarchiamoci subito in questa nuova spedizione. Allora, possiamo tuffarci appunto qua. Che non esiste effettivamente spiaggia di notte a quanto pare. C'è direttamente il la barriera corallina di Opuleo. Vediamo se c'è qua. Spiaggia giorno. Però se hanno specificato giorno significa che c'è anche spiaggia notte. Il che sarebbe fighissimo. Comunque direi che proviamo immediatamente barriera corallina di Opuleo. Barriera corallina in cui si odono tanti soavi, canti soavi e il dolce suono del mare. E qua deserto s'abbrucia, ampio deserto con una piccola oasi che offre ristoro ai Pokémon. Ma direi che iniziamo da questo, mare, giorno, e poi proviamo anche il deserto di là. E sicuramente ci sarà anche la zona vulcanica di fianco da esplorare prossimamente. Che poi in realtà risultano nella stessa zona, quindi boh. Vediamo un po' perché... Oh, Sharpie, no vabbè. Mamma mia. Mamma mia. Su, oh. Cosa c'è qua? Wingull. Bellissimo. Super bello quel Wingull. Se ci avviciniamo un altro po' esce una foto super pazzesca. Finneon. Oh, eccolo qua. This is my boy. Sharpedo. Boh. Non si avvicina a Sharpedo. Vabbè. Poco male. Eccolo lì il nostro Sharpedo. Non gli interessano le mele. Il che non è una novità, visto che è un pesce teoricamente. Uff. Uff. Bellissimo. È stato totalmente casuale. Zero skill. Non l'ho fatto di proposito, non ho idea di come riproporre una cosa del... Oh mio Dio. È un enorme mulinello, sembra che ci sia qualcosa al suo interno. Tiriamo una mela? Oh! Oh, 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 oh. No, lo voglio rifare, lo voglio rifare. Nice, bellissimo Magikarp così. Qua non c'è altro? Non mi pare di vedere altro. Vedo i Pelipper. Oh, Wingull. Bam. Un paio di queste erano belle. No, Mantine. Bellissimo. No, questa zona è fantastica. Wailord. Gesù Cristo. Sta laggando ora. Ciao bello. Non è che laghi un po' troppo tu, Vai via. Che poi il plot twist in realtà è più leggero dell'acqua, dell'aria Wailord. Quindi teoricamente dovrebbe volare, tipo. Però non diciamolo a nessuno. Ehi, fa niente. Ma domanda, come ci è arrivato Machamp lì? Cos'è? È il nido di un Pokémon alato. Vabbè, suppongo sia il nido di Pelipper. Cioè, come ci è arrivato Machamp lì? E soprattutto, cosa sta facendo?
Allora, queste qua che sto facendo adesso sono super. Sì, Machamp ci stanno uscendo foto incredibili. Bellissimo Mantine. Ma guarda, stanno giocando! No, vabbè, bellissima. Papelliper, Wingull. Ma c'è altro? Non mi pare. Tra l'altro in acqua ho già, penso, scattato più o meno tutto. Questo è il posto perfetto per Mr. Pico e il signor Marino. Dov'è? Non lo vedo più. C'era qualcosa da analizzare, ma probabilmente ho fatto tardi. Sì, ho fatto super tardi. Sta per finire la spedizione, comunque. No, vabbè, c'è anche più Kumuku dentro. Qua c'è qualcosa. Oh, Marini! È Corsola. Ma Marini, sbaglio o si ciba di Corsola? Non me lo ricordo. Ho questa brutta impressione. Lì ci sono i Pelipper, però qua ci sono i Corsola. Se metto la musica se ne scappano. Vediamo se mangia la mela. No, se ne va. Più o meno. Sì, non c'era granché da esplorare qua dentro, eh. Ma già così va benissimo. Abbiamo beccato un bel po' di roba nuova. Quindi, pretty good. Vediamo se me lo sblocca di notte, eventualmente. Come è andata la tua prima esplorazione? Dimmi, quali Pokémon hai incontrato? Ecco qua, te li faccio vedere immediatamente. Allora, abbiamo Finneon, sono tutte brutte, te lo dico già. Wingull ce ne sono un paio che sono carine, tipo questa è bellissima. Poi Sharpedo. Ma io direi questo. Questo momento è stato spettacolare. Poi ce n'è un paio con i Corsola, tipo questa che è bella. Magikarp, boh, questa mi piace un sacco. Wailord, ho beccato il momento perfetto. Pelipper, questa è da 2 stelle. Penso che sia un filino più rara, quindi prendo questa. Non so se prendere quella a destra o questa. Penso questa. Sì, prendo questa. Mantine, questa è bellissima. Mentre Marini, prenderei questa perché sono i Marini più il Corsola. Ok, ce l'abbiamo. Vediamo quante stelle ci sgancia. Questo è sempre bronzo. Wingull. Subito. Wingull subito il massimo. Sharpedo, cioè questa mi devi dare il massimo. Questa è super. Solo oro. Probabilmente mi devo avvicinare un po' di più. Forse anche lo sguardo non è il massimo. Mi tengo questa. Wailord. Boh, Wailord è perfetta. Anche di allineamento è tutto. Ma era bellissima. Mi hanno anche fatto i complimenti. Vabbè. Come vuoi tu. Pelipper con più Kumuku dentro. Oro, doppio. Va bene. Oh, perfetto. Mamma mia, meno male che ho scelto questa per Machamp. Perché c'era anche Wingull dietro. Questa di Mantine lo stesso è carina. Forse un filo lontana. Solo che entra perfettamente nella foto. Solo oro, io l'avrei messo il massimo. Che lascia respirare molto la foto. Nonostante sia bene al centro e tutto quanto. Qua solo bronzo. Va bene, dai. Va bene. Siamo stati fortissimi. Allora, forse riesco a salire anche a livello 2. Sì, livello 2 subito. Mamma mia. Mamma mia, subito. Ok, i progressi non si fanno attendere. Qua ci becchiamo. Photodex 50 specie di Pokémon. Titolo esordiente della fotografia. A proposito, visto che la ricerca procede spedita. Ok, stesso dialogo. No, non volevo aggiornare l'album. Alcune le puoi salvare così perché sono belle e ti piacciono, però non penso di esagerare salvandole. Sono curiosissimo però adesso di vedere se ci fa esplorare anche la variante notte. Perché solitamente ce lo faceva fare. E soprattutto chissà quando ci sblocca le sfere. Prof, ci siamo tutti. Grazie Rita, cominciamo subito allora. Ho appena localizzato un nuovo varco per il teletrasporto. Dove? Pensate un po', proprio in fondo al mare. Potente. C'è solo un piccolo problema. La Neo 1 non è pensata per spedizioni subacquee.
Perciò ho apportato tutte le modifiche del caso e adesso è pronta. E dillo subito, mi hai fatto venire un colpo. E vai, non vedo l'ora di cominciare. Detto fatto, andiamo a vedere cosa ci riservano i fondali marini. Il fondo del mare, eh? Sono proprio curioso di scoprire cosa c'è laggiù. Beh, più cosa c'è in fondo al mare, sono curioso di sapere se ci saranno le varianti giorno e notte. Nuova area disponibile. Penso che comunque questa sia l'ultima zona marina. Fondale di Lentil, una dolina marina che ospita un misterioso mondo subacqueo. Fondali marini, let's go. Sì, questo è l'ultimo. Poi penso che ci sposteremo nel deserto. E vediamo un po'. Accogliente isola dal clima temperato dove esseri umani e Pokémon vivono in armonia. All'interno di un'area naturale. È velocissimo il caricamento, porca miseria. Per la prima volta vorrei che durasse un minimo in più. Ok, ha fatto tutti i cambiamenti del caso. Ciao Magikarp. Ciao Love Disc. Bellissimo, bellissimo Love Disc. Ma ce ne sono un sacco. Finalmente ho la possibilità di scattare un Finion in grazia di Dio. Ok, perfetto, ce l'ho. Corsola, ti giri? Opla. Ok, un paio sono andate bene. Cosa devo analizzare, bro? Cos'è? Ci sono dei Pokémon che vivono nascosti fra le alghe. Tipo? Ah sì, Finneon. C'è anche l'evoluzione Lumineon. Bellissimo. Vorrei fare qualche scatto bello, però... Eccolo lì. Questo è fantastico. Vediamo un po' qua. Cos'è? Ma cosa? Cosa? Sta dormendo! La musica è orripilante. Giuro, non l'attiverò mai più. Ok, fin non ce l'abbiamo. Penso che sia definitiva quella foto. Qua c'è un love disc perfetto. Octillery. Ma cosa fa? Che poi non ho mai capito perché hanno scelto di non fare Alomomola. Alomomola come evoluzione. Octillery se n'è andato. Sharpedo. Non è granché. C'è un branco di Sharpedo, tra l'altro. Non uno o due, proprio un branco. Io vorrei scattare Wilmer, però. Che bello il verso, madonna. Forse mi devo girare qua. Ok, ora potrebbe essere un'ottima occasione per scattare Sharpedo. Ok, perfetto. E qualche scatto suo ce l'abbiamo. Wilmer, sei bellissimo, ma non riesco a scattarti, madonna santa. Quillfish. Si è gonfiato. Aspetta. Boh, ne è scatto un po'. Un altro Quillfish. Octillery sparito per sempre. Era qua in zona, boh. Adesso compare Lugia, così, a ridere. Per farti prendere un infarto. Attento alle foto che restano. Solo 9. Ok. Tentacruel. Bello da Dio, Tentacruel. Carina questa. Ciao Tentacruel. Mamma mia, ipnotico.
A parte che da questa prospettiva sembra Nihilego, l'ultra creatura. Va che storia. Va che si gira. Ok, me ne rimangono solo due. No, lo stormo di Mantine. Solo una. Ah, ma siamo arrivati. Oh, ma vabbè. Ci ho provato. Ci ho provato. Volevo scattare, ma a quanto pare il gioco ha deciso che non dovessi scattare. Bene così. Lo apprezzo. Allora. Eccoti di ritorno. Sono curioso di vedere le foto che hai scattato sul nuovo percorso. Ma vediamo un po' cosa ti scatto di bello. Love Disc ce n'è un sacco carine. Ma io penso che gli darò questa. Poi Finneon. Questa perché c'è anche Love Disc. Corsola ce n'era una che era tipo perfetta. Forse questa. Luminion che dorme è top tier. Questa qua. Wildmer, io boh, proverei questa. Poi Sharpedo ne abbiamo un quintale e mezzo. Questa. Quillfish lo stesso. Allora, c'è questa che è da 1, questa che è da 2 e questa che è da 3. Io direi questa da 3 è perfetta. Poi Tentacruel. Questa è bellissima, mi piace un sacco. Poi Mantine che c'era questo. Ma qualcuna che becca il massimo secondo me c'è. Qualcuna al massimo c'è. Secondo me Magikarp non riesco ad andare meglio di così, proprio. Questa di Love Disc, boh, perfetta, bellissima. Infatti, oro. Finneon ci teniamo questa. Corsola, oro. Luminion non lo so perché, boh, è un po' lontana. Però oro ce lo becchiamo comunque. Wilmer, pessima. Troppo verso destra, il Pokémon è storto. Però oro comunque. Sharpedo, nuovo record oro, però non riesco a beccarlo di più. Questa secondo me è perfetta, si vede bene, è al centro. La grandezza è top. Infatti. Questa era top tier. Anche questa di Tenta non era male. Forse è poco più in basso. Forse per adesso è la foto migliore che ho fatto. Questa la stamperei volentieri. Poi Mantine. Ok. Secondo me era più bella quella del branco piuttosto che quella lì, ma vabbè. Vediamo il punteggio che sale a, penso 2, dai. Sì, livello 2, ma di così, di pochissimo. Tenendo alla grande, osserva attentamente tutto ciò che vedi, ogni dettaglio può fare la differenza. Hai registrato nel Photodex 15 Pokémon tipo acqua, 5 Pokémon tipo veleno. Questa è davvero una bella foto, la caricherò online all'interno della mia selezione. Fatto, la foto online, perché non provi anche tu a caricare i tuoi scatti preferiti? Sarà fatto, boss. Lo facciamo, tranquillo. Adesso suppongo che dobbiamo andare nel deserto. Credo. Voglio provare anche il deserto per vedere se c'è qualcosa di nuovo. Hai ricevuto un numero di mele d'oro pari o superiore a 1 tramite la funzione online. Madonna, ma l'ho appena caricata. Prime mele d'oro, ok. Allora... adesso ci manca ovviamente Volcas. Questo è livello 2, questo è livello 2, questo è livello 2. Andiamo a Volcas. Deserto, giorno. E vediamo un po' cosa ci aspetta lì. Sicurissimo che beccheremo un sacco di Pokémon terra. Tipo Down, secondo me si può trovare. Non me lo ricordo. Non mi ricordo affatto che Pokémon ci siano qua. Qualche Pokémon... infatti Scorupi. Sabbia perdita d'occhio, ci troviamo in un ambiente particolarmente ostile. Heliolisk. Oh, aspetta. Eccolo lì, vieni qua. Mandibuzz, sì, bellissimo. Ecco, Heliolisk. Non so se c'è altro da fotografare qua nella prima zona. Cacnea.
Rotola. Ciao Cacnea, alla prossima. Speriamo che si giri. Dai bro, girati. Vieni da me, vieni da me. Dai, yeah. Ok, a posto così. Qua c'è qualcosa, un altro scorupi. Mandibuzz che vola. Carina questa di Mandibuzz. Un deserto, vediamo. C'è un deserto, un tornado. Un turbine di sabbia, ok. Questa di Mandibuzz è oscena. L'ho preso a metà, tipo. Ma sta girando intorno al turbine, tra l'altro. Vorrei riuscire a prenderlo come Cristo comanda. Che poi sono delle specie di rose del deserto, vabbè. Dove è finito? La facciamo un giro diverso, secondo me. Eccoli lì! Hippodown! Che dorme. Hippodown, anzi. Io lo chiamo sempre Hippodown, ma si chiama Hippodown. Hippodown. Bello Torchic. Bello Torchic, vieni qua. Vediamo qua se riesco. Questa può essere bella. Boom! Questa è molto bella. Anche questa è di Torchic, vi dirò. No, l'ha infuocata, l'ha tipo cotta. Ok. E qua l'abbiamo scattato. Cacnea, Cacnea. Hippodon, Hippodon. Non so più come pronunciarlo. Perché alcuni Pokémon non mi è mai capitato di pronunciarli tipo con amici. O mentre giocavo. Quindi ho semplicemente la mia pronuncia. Ma penso sia un discorso che vale un po' per tutti. Mandibuzz nel cielo. Oh, 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 oh. Motivo sabbia. Dove devo girarmi? Qua. Una roccia rosa che fa nido ai Pokémon. Forse ci farà entrare lì. Ma mi sembra tipo Crustle. Quello che si porta dietro Crustle, sì. Ma qua non c'è granché che io possa o voglia fotografare in realtà. Se riesco giusto Vivillon. C'è qualcosa sotto la sabbia. Chissà cos'è. Non ne ho idea. Questa potrebbe essere una super foto. No, non tanto. Vediamo se riesco a far uscire quello che sta russando dentro. No. C'è qualcosa però. C'è qualcosa. Non so cosa, ma... magari si può far uscire di notte. Se c'è. Qua però saliamo di sicuro anche al 2. Allora, abbiamo fatto una marea e mezzo di foto. Scorupi, questa è bruttissima. Mandibuzz ce n'è una molto carina. Tipo, questa secondo me è carina. Heliolisk. Ne voglio una bella grande, questa. Cacnea. Questa. Aspetta, questa è a 2 stelle, mentre questa è a 3. Ok. Vivillon. Questa è carina. Io prenderei questa. O questa o questa. Forse è giusto... sì, sì, forse quella con Torchic. Perché così c'è in mezzo un altro Pokémon e si alza il punteggio. Ma io farei questa. Crystal Fiore, non posso ancora. Perfetto. Deserto, giorno. Vediamo il punteggio. Allora, Scorupi, nuovo. E schizziamo a... bronzo, ok. Poi... Mandibuzz.
E schizziamo a oro di pochissimo platino o diamante. Questa secondo me è argento oro. Oro. Cacnea, questa è buona. È che è lontana. Però almeno oro secondo me. No, bronzo. Che schifo. Vivillon. Ah, perfetto, ce l'ho fatta. Mua. Finito. Abbiamo risolto con Vivillon il problema. Questa di Poudon è perfetta. Infatti, abbiamo fatto bene a mettere Torchic. Questa di Torchic è molto buona, ma penso che non più di oro. Perché è lontana. No, argento. Va bene. Vediamo se riusciamo a salire. Secondo me sì. Secondo me saliamo dritti al 2. No, siamo ancora all'1. Ok, peccato. Ripetiamo il percorso. Lo ripeto, faccio un taglio. Così saliamo direttamente al 2. E ci sblocca qualcosa. Ok, valutiamo tutte le foto che sono riuscito a fare. Io prenderei questa comunque, che mi dà punti in più. Pinsir, vabbè, sono riuscito a beccarlo lì. Eliolisk, sono riuscito a fare questa, che è molto buona. Cacnea, farei questa. Mandibuzz, ce n'era una che era estremamente buona come foto, ma non so se possa battere l'altra. Quindi onestamente preferisco prenderne una tipo nuova, così faccio più punti e siamo a posto. Trapinch, bella sorpresa. È stata una bella sorpresa trovarlo così. Mi piace, mi piace. Bravi, ben fatto. Lycanroc, io prenderei questa. Lontana, ma comunque buona. E con questo dovremmo salire ufficialmente a 2 stelle. Cioè, meglio 2 stelle, livello 2 qua. Teniamo la vecchia che è migliore. Eliolisk molto buona. Cacnea, Mandibuzz, carina. Trapinch secondo me è ottima. È una buona foto. Oro? No, bronzo, va bene. Ma vuoi tu. Lycanroc è lontanissimo, quindi boh. È che è al centro, quindi magari argento. No, bronzo. Ma almeno mi fa fare un po' di punti. Così saliamo a livello 2 e ci sblocca il proseguimento. Il proseguo. Della storia, si spera. A proposito, visto che lei cerca di procedere speditamente, ho una comunicazione da farti. Ok. Vediamo questa comunicazione, così possiamo chiudere qua. Penso sia appunto un'altra mappa. Questa sezione del Photodex illustra i Pokémon avvistati, gli eventi raccolti nella collezione organizzata per il percorso. Photodex mappa, ok. Sono cambiati, ora c'è Stunfisk e c'è anche... Non mi ricordo il nome al momento. Le nostre spedizioni nel deserto procedono ottimamente. Direi che è arrivato il momento di esplorare la zona con la luce notturna. Per sviluppare la sfera luminosa di quell'isola ho bisogno di foto che ritraggano il fenomeno Lumina in azione. Ok. E come faccio? Ciò significa che mi ha sbloccato deserto notte. Perfetto. Questo lo facciamo nel prossimo episodio allora. Sì, suppongo che la spiaggia per il momento non ce la sblocchi. Magari ce la sbloccherà più avanti e via dicendo. Boh, ne staremo un po' a vedere. Comunque, grazie alla visione ragazzi, vi aspetto per il prossimo episodio il prima possibile. Domanda del giorno, link in descrizione. E ci vediamo anche in live alle 17. Alla prossima.